sorriderai e ti rivedo come sei. Questo finora è sicuramente il disco più interessante della mia carriera, perché duetti così, da mettere insieme nomi così importanti, e anche la scelta dei brani è stato un lavoro molto difficile, ci sono voluti quasi 2 anni. Con un po' di presunzione devo dire che sapevamo che cosa facevamo e dove andavamo, e se si affronta un brano perché si sa che si può affrontare, anche perché si fa sempre un provino prima, se non va bene si scarta e si pensa ad altre cose. Essendo pezzi comunque che hanno già una loro storia e uno se li canta, hanno già dimostrato di non essere mortali, quindi di conseguenza dureranno nel tempo, ma anche proprio per il merito delle canzoni stesse, che il merito è loro, in più siamo noi che abbiamo interpretato. Ho perso tutto e tu non perdi mai. Devo dire che proprio quando sento dei gruppi nuovi o cantanti di nuove generazioni che sono bravi, e io dico finalmente, guarda che bello sentire per esempio il blu, questa canzone che Mina ha scelto, che mi ha proposto, io ho accettato subito perché proprio perché mi piaceva tantissimo il brano, e i blu insieme a tanti altri gruppi sono quelli di queste generazioni, sono veramente validi e io sono un ammiratore anch'io. Male pensandoti tu sorridi voltandoti verso lui. Mina avesse detto di no sarebbe stata una bruttissima cosa. Sì, certo poteva andare avanti lo stesso, ma non oso pensare senza di lei, perché con lei si apre proprio il cuore del disco, e quindi il cuore, la mente, tutto, difatti è l'unica donna del disco. E girerò le città, ma non ti scorderò. Chi mi dice? Proprio bisogna pensare al futuro, anche se ciò la mia età, però quello che non mi fa sentire vecchio è la forza che ho e la voce che non mi abbandona. Quindi finché avrò questa voglia, questa forza, sento di potermi proporre. A distanza di tempo, se ci fosse un Sanremo potrebbe essere Sanremo è una lama a doppio taglio, perché se azzecchi il brano allora sei a posto, se non azzecchi il brano era meglio che non andavi a Sanremo.